Patrizio D'Agostino non vuole nessuna vendetta. Per lui quanto accaduto mercoledì pomeriggio alla scuola per l'infanzia 1° maggio dell'Aquila è stata una disgrazia, una fatalità. La madre dei gemellini non c'entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è stata rovinata. L'auto della donna è piombata nel giardino dell'asilo uccidendo il figlio dell'uomo, il piccolo Tommaso, e ferendo altri 5 bambini che si trovano tuttora ricoverati in ospedale. In una lunga intervista rilasciata alla Repubblica, Patrizio D'Agostino, il papà di Tommaso, ripercorre i momenti successivi all'incidente e soprattutto i sentimenti che da quel momento lo hanno pervaso e la fede che gli ha permesso di accettare la morte del figlio e soprattutto di perdonare la donna, proprietaria dell'auto, indagata per omicidio stradale. L'uomo, che vive a poche decine di metri dall'asilo, era affacciato al balcone quando l'auto è piombata sul giardino ed è per questo che, accompagnato dalla nonna del piccolo Tommaso, si è diretto verso la struttura dove c'erano già i soccorsi. Mi sono trovato davanti la maestra e le ho chiesto: Tommaso dov'è? Lei mi ha risposto: sta qui, non si preoccupi. Ma cosa è successo? Si può sapere? Qualcuno ha risposto: un brutto incidente, ma dovete lasciar passare i soccorsi. Quella frase ha rassicurato il signor D'Agostino, che si è così diretto verso casa, lasciando sul posto la madre in attesa che il figlio uscisse da scuola. È stata la donna poco dopo a chiamarlo per dirgli che Tommaso era bloccato sotto l'auto. Quando sono tornato, i pompieri erano riusciti a sollevare l'auto con il sistema d'aria e il piccolo era steso lì, con gli occhi chiusi, pallido. C'erano 3 dottori attorno a Tommaso, uno gli praticava il massaggio cardiaco. Sono stati parecchio a provare qualsiasi cosa per mio figlio, non ho nulla da recriminare. Purtroppo però dopo 40 minuti il piccolo è stato portato in ospedale, dove poco dopo ne è stato dichiarato il decesso. Patrizio si augura che il bambino non abbia sofferto e che sia volato in cielo, come continua a ripetersi, perché c'era bisogno di un angelo in più. Oggi sposerà in comune all'Aquila la moglie Alessia Angeloni. Avrebbero dovuto celebrare il matrimonio il prossimo 3 luglio, giorno di San Tommaso, ma hanno deciso di anticipare ad oggi la cerimonia. Abbiamo deciso oggi che lo faremo in comune, ci sposeremo per rispetto di Tommy, perché era una cosa che avevamo deciso proprio per lui. Da credenti, ci sembrava un dovere farlo per nostro figlio. Ovviamente, la cerimonia in chiesa non la faremo, non è una festa. L'ultimo pensiero va proprio alla donna, proprietaria dell'auto. Se volesse incontrarli, sia lui che sua moglie l'abbraccerebbero, perché vivrà con questo peso per tutta la vita. Si è trattato di una disgrazia, non di una sua volontà.